Questa è la prima radio su cui ho messo le mani, la prima radio a valvole. E non sono sicuro di aver fatto un buon lavoro, perché appunto è la prima radio a valvole che ho sistemato e mi sono semplicemente limitato forse a fare un recap, a sostituire i condensatori. Quindi voglio un attimo riguardarla. Ci ho messo le mani forse 2 anni fa. Io speravo di aver fatto dei video e mi ricordo di aver fatto dei video, ma non li ho trovati. Quindi se li trovo li aggiungerò. Ma finora non li ho trovati, quindi niente. È una bellissima Magnadine S20. Eppure sono sicuro di aver già fatto un video su questa cosa. Ma forse non mi ricordo. Va bene, comunque io me ne sbatto perché voglio un attimo riguardarla. La cosa che mi ricordo è che non avevo un paio di condensatori da sostituire e quindi ho lasciato quelli originali, il che è male. Rappresenta il male. Quindi ora gli daremo un'occhiata, ma prima devo sistemare questo macello. Questo macello. E vorrei anche sistemare questo macello. Nonché questo macello. E quindi, bah, non lo so se questo sarà un video di sistemazione di macellazione o di finitura di riparazione di radio. Lo scopriremo. E allora l'ho aperta, cosa che non dovevo fare secondo me, perché io mi preoccupo molto di questa parte della bachelite che è già rotta da prima e queste viti che non sono le sue, quindi sono state adattate a questa radio. E già vedo che qua c'è scritto Magnadine A22, mentre io qua davanti, qua è rotto, sarà da fissare. Qua davanti leggo S20, quindi sono un coglione evidentemente. Devo assolutamente sistemare questo problema prima che peggiori. Qui si tocca e si sfascia. Va bene, vediamo se riesco a liberarla e possiamo metterci le mani. Io lo farei anche i video in cui la smonto, però ho dimenticato il treppiede, quindi vediamo se riesco a mettere la telecamera appoggiata, magari appoggiata a questo trapano. Però ovviamente tende a cadere in avanti. Quindi ci metterò davanti il rotolo di stagno e ecco, diciamo che sì, qualcosa si vede. Quindi vediamo un po'. Ora abbiamo una vite, una sola vite sotto, la devo allentare. Ecco, in teoria adesso dovrebbe venire fuori, esatto, è venuto fuori tutto. Questo lo mettiamo da parte, possibilmente metto questi fili in mezzo al cazzo e vediamo un po'. Ora, davanti direi che siamo messi bene. Non si tocca, ma la cosa che mi interessa è sotto, e infatti sotto vedo dello schifo. Intanto questo filo d'antenna mi sta dando un fastidio pazzesco. Oh, finalmente. Allora, vediamo cosa abbiamo lasciato qua dentro. Ecco, abbiamo lasciato 1, 2, 3, 4. Ma allora sono veramente un coglione.
Cioè qui ho cambiato solamente il filtro, i condensatori di filtro dell'alimentazione. Questo filo è uno schifo. Questo va bene, questo va bene. Ceramico, oddio, vabbè. Va bene, questo si muove in un modo che non mi piace. Ma che cazzo ho fatto qua? Ah no, che cazzo ho fatto qua? Vabbè, questa saldatura la ripassiamo un attimo. Però abbiamo 1, 2 e 3. Questi non so bene cosa siano. Sembrerebbero mica. Questo lo tolgo perché già mi sta dando fastidio. E non vi dico l'aspetto delle resistenze. Va bene, daremo una misurata alle varie resistenze. E quindi, ok, a questo punto niente. Vedo di... vedo di mettermi al lavoro qui. Ci sono condensatori recuperati. Ovviamente quando feci questo lavoro non avevo pezzi, non avevo... quindi ho dovuto improvvisare con quello che avevo. Beh, ne ho cambiati un bel po', qua ce ne sono veramente un bel po'. Oddio, la radio funziona, però si sente... secondo me potrebbe andare meglio, sicuramente con questi cambiati che saranno uno schifo, un olocausto. Saranno in perdita sicuramente. Devo necessariamente comprare un treppiede, anzi un treppiede. 47, anzi 50 nanofarad 1000 volt. Chissà come si comporta, e però come faccio a vedervelo che con due mani, cioè con una mano non si può girare sto coso. Vedi, non si può. Comunque già vedete che scende attorno ai 400 kilo ohm. Quindi questo stronzo qua è un condensatore, ma in realtà è anche una resistenza da 400 kilo ohm. Con un bastone ed un paio di elastici ho confezionato un treppiede di fortuna che mi farà schiantare sicuramente il telefono in terra. Ma il problema è... vediamo, devo bloccarlo con un morsetto. Un morsetto che ho qui. Se questo lo metto così e se riesco a chiudere il morsetto... così io ho una sedia a treppiede. Sembra funzionare bene. Allora proviamo questo condensatore, guardate quanto sale la resistenza. ...200 kilo ohm. Quindi questo coso è schiantato. Questo è andato, ma questo è nuovo. Proviamo quello nuovo. Morsetti. Facciamo girare il Megger e guardate la resistenza infinita. Così dovrebbe essere un condensatore. Ed ecco perché su queste radio, adesso non posso, no, posso sfilare gli elastici, su queste radio, questi condensatori, non bisogna mai fidarsi, perché sì, qualcuno può andare ancora bene, ma normalmente dalla parte dove c'è il catrame, il magico catrame, si apre ed entra l'umidità e quindi il condensatore in carta assorbe l'umidità e tutto diventa uno schifo. Come si fanno le saldature? Scuola Shango, solida connessione meccanica, quindi non prendo due terminali e li saldo così, ma creo dei ganci, creo almeno uno che agganci sul componente dove devo saldare, se ho due ganci meglio ancora. Poi è importante stagnare prima le due parti, perché sennò la saldatura viene uno schifo.
Ora noi non useremo stazioni saldanti da debosciati, ma useremo una pistola del cavolo e andiamo a stagnare la parte che dobbiamo saldare, quindi ci mettiamo un po' di stagno nuovo sopra, ecco, da una parte e dall'altra, perché io da una parte mi vado a agganciare dove deve agganciarsi, dentro, dall'altra mi aggancerò a questo pezzettino di filo e quindi andiamo a ficcare il componente all'interno, lo agganciamo. Siccome c'è già dello stagno nuovo, sì, io ne posso aggiungere un po', posso appoggiarlo lì, agganciarlo dove deve essere collegato. Se ci riesco, con queste mani di merda che mi ritrovo. Fanculo, fanculo. Ecco. Da una parte lo aggancio qua e dall'altra lo aggancio qua. Anzi, posso già saldarlo qua. Se non che l'altro terminale non salda perché è vecchio e ossidato. Vedete, con le radio antiche ci sono problemi. Allora, in questi casi si applica la violenza della pasta saldante, se ne prende un pochettino, si sbatte nel punto dove devi saldare. Ok? Poi si salda, in teoria la pasta saldante dovrebbe pulire il punto dove la saldatura non attacca e farla maledettamente attaccare. E infatti, come avete visto, la saldatura ha preso immediatamente. Questo è un uso corretto della pasta salda, vediamo se è vero che ha preso. Mi sa che in realtà non ha preso proprio un cazzo. Sì, ha preso. Vabbè, lasciamo così. Qui si raffredda un attimo, passiamo a saldare dall'altra parte. Dall'altra parte c'è un filo. In teoria. In teoria con la pinzetta. Ecco qua, lo sto là dentro e proviamo. Ok, ho saldato, controlliamo, il filo c'è, questo c'è, questo... Lo abbassiamo un po' e diciamo che questo l'abbiamo cambiato. Ora stessa cosa faccio per questi due e alla fine per questo qua. Poi do un'occhiata alle resistenze così, a caso. Ecco fatto, guardate che bello, è venuta fuori l'etichetta, è venuta via e si vede l'interno, praticamente è un tubetto di vetro e dentro c'è il condensatore. Vedete? È cartoncino, è carta e questa roba qua dentro, secondo me è muffa. O è acido che è traspirato dalla carta, comunque è uno schifo. C'è la carta e l'alluminio, è un condensatore in carta e alluminio e vedete che c'è tutta la catrama, il catrame tutto attorno e in qualche punto secondo me si nota che ci sono delle bollicine tipo qua e l'aria si insinua. Il condensatore diventa uno schifo, non perdo tempo a misurarlo come l'altro, ma lo cambio e vaffanculo.
Guardate questo, si è addirittura gonfiato per la temperatura, perché poi si scaldano questi cosi, diventano resistenze, si scaldano e il catrame esce fuori, spinge per uscire il gas che si crea, l'umidità, il vapore, perché spinge. E per finire questo, che a differenza di questi, vedete, questo è da 0,5 microfarad, cioè da 50 nanofarad, cioè da 50.000 picofarad, solo che questo è da 1000 volt, questo è da 1500. Ora, questa radio col cazzo che tira fuori 1000 o 1500 volt, siamo un tantino esagerati, però come vedete anche questo è un po' gonfio e il catrame tende a uscire dal barattolo di vetro. E quindi adesso lo cambio e via. Si mette uno di questi moderni, 630 volt più che sufficienti. Ed ecco fatto. Adesso c'è solo da provarla e sperare che gli allineamenti non siano andati a buttane. Guardate che bella la sintonia. Ci sono le bande si switchano da qua, magari adesso gli do un'altra pulita. La vedo un po' sporchina questa radio. E poi ci sono questi cosi che scendono e salgono. Che meraviglia. Bene, ora resta solo da provarla. Ed eccoci al momento della verità. Ficco la spina. E accendo. E non succede niente. Lo so io perché, questa spina è una merda. Rificco la spina. Ora sì che si accende. Non è detto che sia un buon segno. Le valvole sembrano accendersi. Questo è un segno discretamente carino. Non vedo fumo, il che è un buon segno. Vediamo. Ora suona. Ora suona forte. Mentre prima non suonava così forte. Wow. Direi che ci siamo. Poi si contatti come al solito sulla presa di corrente bastarda. Questa lampadina. Beh. Vibrazioni. Va bene, questo portalampada forse fa falso contatto. Rai 1. Quei sacchi di sporcizia invaderanno con i loro miasmi. Rai 1 che fa trasmissioni indecenti. Ecco, infatti. Puttana della... Rai 1, perché siccome sono delle merde alla Rai, sono dei merdosi di merda, a settembre Radio 1 Rai smetterà le trasmissioni in onde medie e quindi la Rai non avrà niente, non avrà più niente, nessuna trasmissione ascoltabile al di fuori dell'Italia, al di fuori delle merdose FM. Onde corte chiuse, onde medie chiuse. Rai, mandatevela a fanculo, va. Comunque non male. Ok, e queste sono le onde medie. Vediamo le onde corte. Devo switchare. Ecco, questa è una delle bande onde corte che adesso non so qual è. Però... o cose. Wow. O cose anche sulle onde corte. Sì,
meraviglia. E consideriamo anche che siamo di giorno, sono le 15 e quindi arriva pochissima roba adesso. Questo è un segnale Stanag. Vediamo, se metto gli occhiali forse riesco a capire dove siamo. Sì. Potremmo essere sui... ai 2.4 e 2.6? Questo disturbo ricorrente mi sa di rete. Wow, funziona molto meglio. Allora switchiamo. Ecco, devo switchare da questa parte e siamo sull'altra banda, che suppongo sia da 3 a 3 a, da 30 a 32,5 mf. Boh. Questa banda adesso è sorda, vediamo la terza. E non arriva un cacchien. Va bene, sistemiamo sta lampadina che già mi ha rotto il cazzo. È quasi inevitabile che accada. Purtroppo avviene... Direi che ci siamo. Una connessione. Proveremo stasera. E vedremo come va. Prima che questa cazzo di telecamera si spegnesse da sola, dicevo che non ho ben capito. Questi sono i metri. Quindi da 24 a 26, 27 metri. Che poi qua fa 24, 24, 5, 25, 26 e 5, 26. Quindi c'è anche un errore di stampa. Da 30 a 32 e mezzo e da 46 a 51. Però non mi corrisponde. Ho provato con il generatore qua, ma non mi corrisponde. Però ho deciso che per adesso me ne sbatto. Si sente bene, va bene così. Adesso userò la colla Uhu, perché è una colla che si può rimuovere se si fanno degli errori, per attaccare qua. Non userò l'attack, che creerebbe uno smerdo totale. Lo smerdo.